Previsto cielo nuvoloso. Buongiorno branco di scappati di casa che non siete altro, lo so, siete voi e siete tantissimi perché abbiamo raggiunto i 1600 tipo iscritti. Grazie, una cosa che apprezzo molto 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 moltissimo. Oggi andiamo avanti con il mix. Seguo le indicazioni di alcuni di voi che mi hanno segnalato alcuni siti dove si possono trovare dei multitraccia da mixare. Ve ne linko uno qua sotto che è quello che userò ora nella sessione. Partirò da zero, cioè come la troverete voi, la importerete su Reaper, anch'io la prendo, la importo su Reaper e la lavoriamo da zero. Spero di non dilungarmi troppo in questo mix, cerchiamo magari gli elementi fondamentali e arriviamo a un risultato insomma che ci piace. Allora, una delle cose fondamentali che vorrei che fosse incredibilmente chiara è questa: non esistono preset nel mix, non esistono cose tipo il basso è sempre a 200 Hz, il kick è sempre a 60 Hz, il pianoforte schiariscilo sempre a 6000. Ogni canzone, ogni mix, ogni strumento è una cosa a sé. I preset che trovate nei plugin, anche della Waves, sono comunque dei punti di partenza. Poi vai tu a sapere che microfono c'era su quello snare lì, com'era inclinato. Cambiare l'inclinazione del microfono cambia tantissimo il suono e quindi cambia tantissimo il mix, ma soprattutto cambia la canzone. Magari è un brano dove lo snare è importantissimo e posso permettermi di lasciargli più basse, o magari invece è una cosa molto più soft dove lo snare dà soltanto un po' di colore assieme agli overhead. Insomma, non pensate a i preset. L'unica vera, diciamo, alternativa a questo modo è un plugin che si chiama EZMix, dove è praticamente un plugin di preset, dove trovate kick, voice, e dove ci sono dei processamenti di base molto no brain, come dico io. Cioè, metti la voce, ci sono degli slider tipo chiaro, scuro, compresso, non compresso, più riverbero, meno riverbero. Non sono male. Io magari ne userò alcuno durante questo esercizio. Ad esempio, a me piacciono tantissimo i plugin Maserati, che non sono nient'altro che un conglomerato di plugin della Waves sotto un'unica interfaccia dove ci sono appunto queste rotellone, più brillante, più compresso, meno compresso, più effetto, meno effetto. Questo è un modo, diciamo, di ottenere un buon suono senza diventare troppo matti. Però io ci tengo a spiegarvi invece un po' come diventare matti nel mix e scoprire quante cose si possono fare. Andiamo quindi a vedere questa nuova puntata per il mix. Ok. Ci vediamo tutti? Ci vediamo? Ci sentiamo anche. Perfetto. Allora, questo qui è il multitraccia che ho appena scaricato, che potete trovare qui sotto nella descrizione di questo video. Non preoccupatevi se magari userò dei plugin che non avete, cioè l'idea è quella, comunque sono equalizzatori, sono compressori, cercherò di non usare niente di particolare, se sono dei riverberi, insomma i riverberi sono un po' tutti uguali, insomma hanno chiaramente dei colori diversi, ma un riverbero è un riverbero, insomma dai, ci siamo capiti. Ok, ultima tirata, giuro. Andiamo a sentire cosa abbiamo. I don't know how many times I've fallen. And honestly, I lost count long ago. But you've always been the two pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood on my lips. It's nothing but the sweet and truthful faith in our love. I know that you can save me. I know. Allora, la prima cosa che noto è che sto clippando come un maiale, perché tutti questi livelli sono incredibilmente alti. Allora, parlando brevemente di livelli di registrazione, cosa non fare? Questo, cioè avere dei livelli così alti. Questo qui probabilmente è l'export di una sessione dove immagino abbiano fatto del process. Io spero che loro non abbiano registrato veramente a questi livelli. Perché? Brevemente, voi avete la codifica digitale, ok, che va da scusate, che c'ho una tastiera nuova, mi sto ancora abituando.
mettiamo di prendere questo segnale di snare. Va bene, allora, quando il segnale arriva qua in alto, siete allo zero digitale. Benissimo? Ok, quindi... questo è un drum samples. Vedete, arriva a meno 3,5. Altrimenti sarebbe 0. Lo vedete qua il numero, meno 3,5. Però cosa succede? Voi dovete immaginare che prima della conversione da analogico a digitale c'è comunque uno stage analogico, cioè è come un preamplificatore, ha anche lui uno zero dove le robe suonano giuste. Quello che tutti quanti porca troia dimenticano è che lo zero di un convertitore digitale, di mediamente, di un computer o di qualsiasi scheda audio, è meno 18. Quindi lo zero, diciamo, dove da lì in poi inizia la parte rossa della lancetta, è meno 18, e quindi questo meno 3,5 in realtà è ampiamente sul rosso per la sezione analogica che precede la conversione digitale. Non abbiate paura di registrare piano. Questa qui è è l'insegnamento veramente più bello che posso darvi. Registrate basso, perché se il vostro segnale balla attorno al meno 18, siete dove il convertitore della scheda audio, la parte analogica della scheda audio, sta facendo il lavoro migliore. Quindi il segnale non sarà compresso, non ci sarà troppo rumore di fondo, le basse saranno molto lineari e non saranno schiacciate. Invece entrare più forte, quindi andare sopra, allora lo potete fare solo se avete una scheda audio veramente eccezionale, come può essere l'Apollo dell'UAD, come possono essere i convertitori dell'RME che lavorano bene quando lavorano in high gain. Però diciamo, per tutto il resto delle schede state bassi, ma anche per quelle schede, se volete un suono naturale non schiacciato, dovete stare a meno 18. Quello lì è il vostro segnale. Chiaramente parlo sempre per una registrazione a 24 bit, che però ormai, cioè, tutti hanno i compressori. Penso soltanto alla scheda audio della Kai sia ancora 16 bit, che è veramente una scelta orribile. Quindi ora... It's nothing but the sweet and truthful faith in our love. Oh, vedete che adesso iniziamo già a ragionare. Ma io abbasso tutto ancora un po' perché sono fissato. Grazie tanto, sto togliendo 12 dB. Però... oh, ora ci siamo. Vedete, ho il master a zero. Ho spazio per lavorare. E niente, iniziamo un po' a mixare. Allora, fortunatamente questo è già bilanciato come mix, cioè non c'è nessuna roba che sta venendo fuori di volume in modo particolare. Però... vediamo che, non spaventatevi, ci sono tantissime tracce, però ad esempio tutte queste qui, da qui in poi, sono tutti cori. Ok, quindi adesso io gli do un colore... tutti assieme, così so che questi sono tutti cori e non mi devo preoccupare. Questa qua, se non sbaglio, è il raddoppio della voce nello special. Esatto. Poi abbiamo un po' di string, abbiamo un Hammond, un piano. Molto brutto, tra l'altro. Un basso. Tutta una serie di percussioni elettroniche. E la nostra batteria. Abbiamo un kick out, abbiamo lo snare, abbiamo lo snare 2. Che è un po' più aperto. Tom, abbiamo delle room. Per un po' più chiara. Abbiamo una room stereo, questa sarà molto comoda. Abbiamo un kick dentro, il sub, che immagino sia uno di quelli lì della Yamaha sub kick. Snare mic, abbiamo due drum kit, quindi sti grandissimi cazzi, ragazzi. Poi abbiamo dei sample, abbiamo questo snare ciccione, questo hi-hat che non so quando suona, lo vediamo. Abbiamo dei piatti, dei tom in aggiunta, le percussioni elettroniche. Taiko drums, che sono ancora delle gran casse, degli sticks, altre percussioni elettroniche,
Insomma, è giusto all'inizio di un mix andare a vedere, insomma, un po' tutti gli elementi. Abbiamo delle chitarre, anche questa. Ok, allora, dove iniziare? Questa qui è una bellissima domanda. Tantissimi iniziano dalla voce per poi costruire intorno tutto il resto, perché vanno a segnarsi praticamente dove la voce ha un suono interessante, e quindi vanno a scavare tutto il resto, cioè costruiscono la canzone dal centro in fuori. Altri invece partono dalla batteria perché pensano che la batteria sia il cuore pulsante della canzone, e quindi costruiscono tutto il cuore pulsante per poi appoggiarci sopra come se fosse una decorazione la canzone. Nessuna delle due è corretta. Quella corretta veramente è capire nella canzone che state facendo cosa è importante. Ok, questo è il senso. E oggi ho deciso di essere molto italiano, quindi di avere un mix incentrato sulla voce. Quindi andiamo subito diretti su una voce cantata per trattarla, anche perché penso che non l'abbiamo mai fatto nel nostro canale. If you are gone far away from home. Allora, la prima cosa che sento è che è un po' morbida. È un po' mollina, non è bella scolpita. Per questo userò l'NLS Channel, che è un simulatore di preamplificazione da banco. Ti metterò in modalità microfono. I don't know how many times I've fallen. And honestly, I lost count long ago. Sentite come prende più presenza. E poi sicuramente voglio pulire. Sento una frequenza che mi dà un po' fastidio, che è qua in giro. Questa qua. Questa mi dà fastidio. And honestly, I lost count long ago. But you've always been the to pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Mi piacerebbe anche ridurre un po' questa zona. I don't know how many times I've fallen. And honestly, I lost count long ago. But you... Poi signori, sulla voce passa alto. Sotto i 100 Hz non voglio sentire niente, perché questa è tutta sporcizia. Diamogli un pochino più di... un po' più di presenza qua. 184. Allora, signori, carta e penna sempre. Quindi direi che una delle frequenze chiave di questa voce è il 184. Perché è quella che dà il corpo a questa voce. I don't know how many times I've fallen. Honestly, I lost count. Vedete questo? Poi vado a sentire. E direi che anche 3003 è una frequenza molto importante. Honestly, I lost count long ago. 3K3. Questo è molto comune nelle voci. Tutte le voci intorno a questa zona hanno comunque una zona molto importante. Poi di solito l'altra è verso i 600. I don't know how many. Questa che è un po' il corpo. Honestly, I lost count. Vedete, se lo tolgo si svuota. Sento ancora una risonanza qua in giro, che adesso vado subito a trovare, che mi dà fastidio. Eccolo qua. I don't know how many times I've fallen. Ok, e quindi abbiamo qua già una prima impostazione. Cosa facciamo? Siccome deve essere molto presente, questa roba qua va compressa, insomma, non ce n'è. Dobbiamo assicurarci che abbia sempre, sempre, sempre un livello, insomma, costante. Quindi, I don't know how many times I've fallen. Voglio un rilascio più veloce. Quindi
quanto tempo ci mette il compressore a riportare il volume a zero dopo che è stato abbassato, e poi con l'attack gioco per trovargli l'attacco praticamente delle consonanti. Se pensate ai Coldplay, Chris Martin ha queste consonanti tutte schiacciate, e per farlo basta fare un attacco un po' più lento. Away from home. I don't know how many times I've fallen. Se metto un attacco veloce, che in questo caso è verso destra in questo compressore, praticamente perdo l'attacco. Far away from home. I don't know how many times I've fallen. Far away from home. I don't know how many times I've fallen. Sentite le consonanti come sono più presenti. Mi piace e lo tengo. Adesso questa è una voce molto molto intima. You so much, boy. I don't know what I would do with myself. E mi piace che sia così intima all'inizio del brano. Poi dovrà aprirsi. Far away from home. I don't know how many times I've fallen. Tipo da quando entra il Lemon in avanti, io cosa faccio? Duplico la traccia, ok? E andrò a mettergli appunto un riverbero. Box rev, effetti, ci mettiamo un bel... no, neanche, mettiamo un... mettiamo un Oxford. E gli mettiamo un'emulazione di un MT 100% wet, chiaramente. E poi la andiamo a pulire. L'effetto poi sarà questo, che fino qui sarà chiusa. Far away from home. I don't know how many times I've fallen. Togliere un po' di basso da questo riverbero. Honestly, I lost count long ago. But you've always been the two for me. Non lo sento andare assieme alla musica, è troppo lungo, secondo me. Ne cerco un altro. Questo 140 è troppo lungo per questa tipo di cantato. Far away. Proviamo il 250. I don't know how many times I've fallen. Questo. And honestly, I lost count long ago. Andiamo a fare il piano. Che brutto. Allora, che brutto sto piano. No, questo esempio non ha senso. Ok, vedete, con l'aiuto dell'NLS riesco a tirargli fuori un po' di piacere. No, devo togliergli un po' di... Ad esempio, loro hanno già messo un compressore su sto pianoforte, maledetti. Chiaramente vado a 184, dove nella voce era importante, vado a togliere quella frequenza. I miss you so much, boy. I don't know what I would do with myself. Ok, allora qui siamo a una cosa interessante. A me piaceva la voce molto secca, però questo pianoforte purtroppo è stato registrato molto molto stanzoso. Cosa succede? Non si impasta, non sono assieme, cioè no, semplicemente I miss you so much, boy.
Anche I don't know what I would do with myself. Perché non si impasta? Perché il nostro cervello va in paranoia, perché sente la voce in questo ambiente super super chiuso e il pianoforte invece in questo ambiente molto molto aperto, e quindi il nostro cervello decide che questi due elementi sono in due posti diversi del mondo. Vaffanculo al nostro cervello, ed è la cosa che non fa impastare il mix. Questo va usato, a mio avviso, in due modi. Va usato praticamente per due effetti. Se vogliamo fare una cosa particolare, ad esempio nella musica dance, questa cosa succede sempre. Ci sono alcuni elementi che hanno dei riverberi ampissimi e grossissimi, seguiti da alcuni che invece sono secchissimi o con dei riverberi piccoli da stanza, perché questo tipo di separazione di ambiente ci aiuta a identificare meglio gli strumenti, cioè a separarli, che nella dance va molto bene. Qui però, ad esempio, non mi sta emozionando, non mi emoziona, perché il mio cervello non riesce ad impastare i due elementi. Sentiamo poi invece col riverbero aggiunto. I don't know how many times I've fallen. Vedete? And honestly, I lost count long ago. Qui ha molto più senso, perché entrambi hanno un riverbero non uguale ma simile, quindi il nostro cervello inizia ad accettare l'idea che questa sia una cosa sola. In questi primi 18 minuti penso di avervi dato tantissime cose a cui pensare mentre mixare, prima ancora di mettere i plugin, cioè sono proprio queste cose che fanno il mix, questo tipo di pensiero. Quindi cosa succede? Vuol dire che io devo mettere un riverbero per questa gente, obbligatoriamente. Andrò a crearmi un riverbero di Room, dove andrò a prendere uno dei miei riverberi preferiti, che è l'Airverb, che costa veramente una stupidata, e se volete comprarlo, questo qui costa veramente pochissimo ed è proprio bello. E andiamo tipo a sentire uno studio B, cosa potrebbe che piacere potrebbe darci, e ci mando sia il piano. Adesso qua non vedo le mandate. Perché non sono abituato a abituare così. Va bene, allora facciamo delle mandate, quindi lo mandiamo alla Room. Mandiamo alla Room il piano e mandiamo l'lead vox, esatto, che è questo master IO sense, lo mandiamo alla Room. Controlliamo che sia tutto sul dry. I don't know how many times I've fallen. Questa è la nostra Room. Anche qui puliamo. I don't know how many times I've fallen, and honestly, I lost count long ago. But you've always been the two, pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Stiamo sempre solo con i nostri canali. I don't know how many times I've fallen, and honestly, I lost count long ago. Poi io sento che questo piano ha bisogno di un Airbus, che vado subito a inserire. Send add new send 72. Ecco, per questo è importante il nome, ragazzi, sennò poi vi perdete. I don't know how many times I've fallen, and honestly, I lost count long ago. Sentite come si apre il pianoforte. But you've always been the two, pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. My lips is nothing but the sweet and truthful faith in our life. I know that you can save me. So badly. Andiamo a sentire Lemond. Andiamo a sentire Lemond. Mm-hmm.
180 via, posto per la voce, 3.500, vedete non c'è già niente, buono. 400, ho sentito un po' di emozione, la tengo, metto un passalto sempre per pulire. Vediamo se un passo basso. Sì, mi piace di più, mi piace più così bello chiuso le. Know how many times I've fallen. And honestly, I was scared long ago. But you've always been the to pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. C'è ancora qualcosa nella voce che non mi convince. I don't know how many times I've fallen. Gli manca un po' di emozione. Cazzo, questa roba qua non so come ve la spiego. Gli manca un po' di emozione. Gli manca l'emozione. Io vado a fare solitamente, quando sento questo tipo di cose, uso un multiband e vado a cercare. I don't know how many times I've fallen. And honestly, e vado a provare a usarlo al contrario, cioè a boostare. I don't know how many times I've fallen. And honestly, I lost count long ago. But you've always been the to pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Oh my. Senza. I don't know how many times I've fallen. Con. And honestly, I lost count long ago. But you've always been the to pull me back up on my feet. Oh, I can taste the. Insomma, avete capito un po' il mio modo di lavorare. Creo un gruppo di back. Gruppo back. Per tutti questi backing vocals e semplicemente li draggo dentro in modo da fare un po' di ordine in questa sessione. Ok, ci sono, sì, così posso, più che altro posso chiuderli tutti. I don't know how many times I've fallen. Forse troppo. And honestly, I lost count long ago. But you've always been the to pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Oh my. Ok, poi entrano tutti e inizia il delirio. Allora, sono già a 24 minuti. Divido allora questo video, dai, ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui perché diventa lungo. Cioè, capite che, insomma, mixare poi effettivamente un brano è un mestiere abbastanza lungo. Quindi spero che capiranno tutti quelli che magari mi scrivono e fanno «Ah, mi mixi i miei pezzi?» E io gli dico «Sì, però, ragazzo mio, a gratis è dura perché il tempo fugge, insomma, è anche sabato sera, cazzo». Però questo è il tipo di lavoro che si fa in mix, cioè si va a cercare di massimizzare canale per canale l'emozione. Io questo cerco, l'emozione e il cercare di fottere il cervello con tutta una serie di trucchi. Vi faccio vedere, che ne so, l'ultimo che mi viene in mente sulle voci, che faccio molto spesso. Ad esempio, io non sono un grande fan dei delay, per niente proprio. Non sono uno che mixa con tantissimi delay, però sono uno a cui gli piace tantissimo mettere il chorus, e metto proprio un chorus da chitarra, mettere il chorus prima del riverbero. Vi faccio sentire cosa fa. Sentite, ancora più aperta la voce. E questo spero che poi ora, quando entrerà, mi dia ancora più senso di apertura di prima. Away from home. I don't know how many times I've fallen. And honestly, I lost count long ago.
But you've always been the two. Pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Allora, queste qui sono tantissime, tantissime take. Sono veramente, veramente tante. Io non so se le voglio tutte. But you've always been the two. Pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Oh, my lips is nothing but the sweet and truthful faith in a love. I know that you can. Perché più che altro a gruppi di quattro potrei andare a pannarle. But you've always been the two. Pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Oh, my lips is nothing but the sweet and truthful faith in a love. I know that you can save me. I know that you can find me when I'm lost. When I'm lost. Sto andando un po' a caso, lo ammetto. Sto cercando la sensazione. Pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Oh, my lips is nothing but the sweet and truthful faith in our love. I know. La cosa sicuramente che voglio togliere è sempre quel 180. I know that you can find me when I'm lost, when I'm lost. E quel 3000 lo togliamo in modo da lasciare il posto di là. But you've always been the two. Pull me back up on my feet. Oh, I can taste the blood. Sentite, così la voce è rimasta intatta, sennò veniva coperta dalle altre voci che stavano lavorando nelle stesse frequenze. È questo, signore, il mix. Non ha nemmeno senso che vada avanti con tutto. Magari qui che c'è una batteria bella farò una puntata proprio solo su come tratto la batteria. Anche se, signori, onestamente io non sono bravissimo con le batterie. Lo ammetto, sono un po' una chiavica. Perché nei generi musicali che faccio io la tratto veramente poco. La tratto poco e non è proprio la mia roba, lo so, è importante, cioè avete ragione, dovrei mettermi a studiarmela e farmi tramite magari tutti questi multitraccia che si trovano su internet. Vi posto anche il link di dove ho scaricato questi. Dovrei praticamente prendermi un mesetto e farmi tutti i giorni dei mix di batteria, così sono sicuro di ritrovare, insomma, un po' quel tipo di sicurezza. Sicuramente anche lì, fondamentale nella batteria, dove ci sono tantissimi microfoni aperti, è pulire. Magari comunque ne facciamo un assieme, scopriamo insieme magari qualche trucco per farle assieme. Chitarre, tutto è in funzione a qual è il centro della vostra canzone. Come vi ho spiegato all'inizio, è tutto lì. Un altro grosso consiglio che voglio darvi, io ad esempio in questo caso ho sbagliato perché non ho mai preso delle pause mentre lavoravo, ma ovviamente per tempi di YouTube non potevo farlo, però io vi consiglio di mettervi proprio una sveglia, quelle dell'IKEA per cucinare, da 10 minuti, e ogni 10 minuti vi staccate, vi aprite Spotify, cazzo, e vi ascoltate un bel disco, in modo da resettare le voci, perché magari state lì a fare delle voci a 10 minuti di riverberi, poi mettete su un disco e dite: cazzo, non ci sono così tanti riverberi però nei dischi che mi piacciono. Perché è molto 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 facile andare fuori strada mentre si mixa, perché è una cosa strana, perché il nostro cervello sente tantissime informazioni non corrette, perché magari senti delle chitarre con tantissime basse e il cervello cerca di capire: ma quanti metri è questa chitarra che sto ascoltando? Perché c'è così tante basse? Cosa succede? Dove sono? E quindi ci si perde, ok? Quindi io consiglio ogni 10-15 minuti di prendere un break, parlare, cosa fondamentale, perché sentire la propria voce aiuta a resettare l'equalizzazione delle orecchie, che si autoadattano. Se state mixando tutto brillante, le orecchie si adattano, non lo sentirete più brillante. Immediatamente parlando, sentite la vostra voce scura e quindi capite che il vostro mix era chiaro. Basta, vi ho già rotto i coglioni abbastanza per questa puntata.
Speravo onestamente di far di più che di quattro tracce, però insomma abbiamo coperto la voce principale, che è molto importante. Poi da qui in poi, signori, sbizzarrirsi, cioè chi vuole fare la compressione parallela sulla voce, che faccia la compressione parallela, chi vuole trattarla solo con i multiband, fatelo, fatelo, provate. L'importante è la direzione, cioè di tenere come prima cosa l'emozione, che l'emozione non se ne deve andare. Se mettete un plugin, secondo voi diventa più bello, ma vi toglie l'emozione di cosa sta cantando, strada sbagliata, si torna indietro. È una cosa che succede tantissimo, pochi brani riescono a mantenere questa emozione nel canto e mediamente sono premiatissimi. Mi vengono in mente gli National, nei loro dischi d'esordio, il loro tecnico è riuscito a farlo. Vado, 32 minuti e 29 di video, mi sembra veramente troppo. Buona serata a tutti, grazie ancora per tutti i like, per tutte le cose belle che mi scrivete. Cercherò di essere veramente il più costante possibile in questa avventura che ho iniziato qui con voi su YouTube. Spero magari di farmi offrire una birra da voi, insomma, da qualche parte. Non lo so, vedremo. Grazie a tutti.